Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. È uomo del nord, oltre a essere un giornalista, direttore di uno dei quotidiani di riferimento del centrodestra, Massimo De Manzoni. Oggi invece voi titolate Calenda gonfiato, vale solo il 2%, quindi immagino che non concordi con la lettura data da Marco Antonellis. No, concordo con la prudenza, con la valutazione del fatto che sono solo sondaggi, con quello che dicevi tu in premessa, che il 40% degli italiani ancora non si sa se andrà a votare e deciderà all'ultimo momento. Cioè, concordo sul fatto che le vittorie si celebrano solo dopo averle conquistate e non sono mai scontate, mai. Abbiamo visto cose sorprese in tutte le elezioni, sondaggi smentiti, eccetera. Non concordo sul fatto che la vera sorpresa di queste elezioni sarà il centro, ma non concordo per vari motivi che non si basano solo sui sondaggi, ma perché tu, io tutta questa voglia di centro non la sento. Tutta questa agenda Draghi sventolata dagli italiani non c'è. Cioè, noi stiamo celebrando un governo uscente che ci ha lasciato con un'inflazione mostruosa, con le bollette impazzite, con una fuga di capitali che è accelerata negli ultimi tempi del governo Draghi, certificata da Banca d'Italia, non da Massimo De Manzoni. Certo, governo che ha spaccato l'Italia dal punto di vista sociale, applicando un Green Pass ferocissimo con l'assicurazione che non ci saremmo più contagiati chi aveva il Green Pass, e poi De Manzoni è finito in quarantena anche il Premier. Quindi tu non credi, cioè, né nella narrazione... Dove sia tutto questo draghismo... Ok, quindi non credi né nella narrazione di un nord produttivo orfano di Mario Draghi, né nella possibilità che una nuova leader donna possa insidiare la leader in pectore della coalizione di centrodestra, Giorgia Meloni. Non ne farei una questione di genere. Per quanto riguarda il nord produttivo... ripeto, i dati economici non è che siano così splendidi. Certo, uno può sempre dire, ma se non ci fosse stato Draghi sarebbe andata peggio. Quello che dico è che ormai la gabbia europea è talmente solida e costruita che chiunque vinca, certi percorsi sono già delineati, per cui gli imprenditori sono relativamente tranquilli. Ok, allora...